Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua si sono detti addio dopo il tappeto rosso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il dubbio si innesca sui social. Il loro tappeto rosso a Venezia ha destato parecchio scalpore, siccome non hanno una grande attinenza col mondo del cinema. A Venezia 81 Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua non si sono limitati solamente a sfilare e a posare per la moltitudine di fotografi presenti. Lui le ha passato una scarpina rosa che ha subito fatto pensare a una futura gravidanza. In effetti i due dopo l'esperienza a Uomini e Donne hanno cominciato una relazione fuori che sembrava proseguisse a gonfie vele. Successivamente, dopo il grande clamore mediatico e le critiche, sono stati costretti a intervenire placando gli animi. Non intendono parlare di figli o matrimonio, ma hanno ammesso che si trattasse di una sponsorizzazione e che quindi in un certo senso, si sono adeguati alle richieste del brand che li ha scelti per essere rappresentato in quella prestigiosa vetrina. Detto questo, c'è maretta tra i due e qualcosa si è rotto dopo questo grande evento che li ha visti una settimana fa sotto le luci dei riflettori? Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono in crisi? Lui si è mostrato così. I due sono anche stati presenti alla registrazione della prima puntata stagionale di Uomini e Donne. Sembrava appunto, anche e soprattutto dopo l'arrivo in pompa magna a Venezia, che la loro relazione stesse proseguendo davvero a gonfie vele e che ci fossero tutti i presupposti per pensare a una famiglia insieme. Eppure l'ultimo gesto del fioraio campano desta qualche sospetto. Dopo il gran parlare per l'arrivo a Venezia e le vacanze estive che hanno trascorso tra il Lazio e la Sardegna, Vicinanza è stato a Santorini da solo. Scatti dove appare senza nessuno al suo fianco, è voluta questa circostanza oppure, si tratta di una casualità? Ha postato su Instagram questo carosello di foto che lo ritraggono da solo, senza la sua dolce metà con cui si è immortalato per tutto il resto dei soggiorni al mare, postati sempre sui social. Tra i due c'è del gelo dopo la grande dimostrazione a Venezia, oppure in quella circostanza C0 era già qualcosa che non andava. Ma si sono mostrati felici e sereni comunque? Non abbiamo conferme e queste restano delle mere supposizioni. Fatto sta che l'assenza di Roberta anche tra i commenti si fa notare. È successo qualcosa tra i due? Nel caso fosse andata davvero così, lo diranno quanto prima nelle sedi opportune, ovvero nello studio di Canale 5 dove tutto è nato per loro.